Grazie Presidente. È bene che il Partito Democratico sulla vicenda di Atac abbia il coraggio di parlare in maniera chiara, di dire veramente quello che vuole fare dell'azienda, invece di nascondersi dietro vuote polemiche e richieste pretestuose. Perché lo sa, Presidente, qual è la differenza tra l'amministrazione straordinaria che chiede con forza da giorni il Partito Democratico e il concordato preventivo? Una sola piccolissima cosa, ma fondamentale. L'amministrazione straordinaria prevede la nomina di 3 commissari governativi, così da far perdere il controllo da parte del socio, da parte di Roma Capitale, da parte dei cittadini di Atac. Questo significherebbe far fare, quindi implicitamente il PD ci sta chiedendo questo significherebbe far fare ad Atac la fine che ha fatto all'Italia, ovvero con dei commissari governativi che hanno pieno potere e possono scegliere tranquillamente se svendere, se licenziare le persone, se spacchettare e così via. Noi invece abbiamo chiesto la procedura del concordato preventivo proprio per mantenere il controllo dell'azienda da parte di Roma Capitale e quindi da parte dei cittadini. Quindi io comincio ad essere un pochino stanco del Partito Democratico che non accetta l'esito delle elezioni di 12 mesi fa e continua a proporre commissari e continua a proporre ministri ombra e continua a proporre altri modi per governare la città di Roma dall'alto senza rispettare la volontà dei cittadini. Quindi fatevene una ragione. Avete avuto 20 anni per dimostrare la vostra incapacità, adesso dateci a noi almeno 5 anni per dimostrare quello che si può fare veramente per questa città se si ha a cuore il bene dei cittadini. Grazie.